In riva al mare, non possiamo che incontrare in questo suo elemento Dov è protagonista di una impresa, perché è un'impresa, da Barcellona fino ad Atene in kayak, quindi una bella impresa. Prima di tutto, qui ci aiuteremo con una traduttrice, come è nata l'idea di fare questa impresa? Original idea was to kayak from Gibraltar to Israel, but there were a lot of delays. My kayak arrived 2 months late and there was bad weather. So now the plan is from Barcelona to Napoli. It's changed a bunch. And I'll be done in 2.5 days, which is exciting and sad. I've always wanted to do a big trip, like hiking for 6 months or in the wilderness or something that's manpower and not driving a car or whatever. And this is a great way to see the sea, which I love. I've always been kayaking since I was very young, and to see Europe, which is very exciting. And I'd also like to use the attention that I get to encourage other people to walk or ride a bike or kayak rather than drive, which is bad for the planet. Ok, e inizialmente aveva pianificato Atene proprio per motivi di tempo, preferisce fermarsi a Napoli per poi tornare e ha voluto fare un'impresa, un viaggio lungo, non tanto in macchina ma qualcosa che mettesse alla prova le forze dell'uomo e che insegnasse anche qualcosa ad altri la sua impresa, insomma. Cosa gli dà il mare? Perché è un viaggio in solitaria, quindi è spesso a contatto solo lui e il mare. Quali sensazioni gli lascia? So, being alone at sea is a lot like being any alone time in the wilderness. I also used to do a lot of backpacking, so in the mountains it's the same thing. And it gives one a unique sense of what it means to be human in the elements that aren't always friendly towards us, and to realize our physical potential. Every day to kayak as far as I can, and then to feel that at the end of the day gives me a very strong sense of self. E l'acqua, ma come tutti gli altri elementi, come potrebbe essere in montagna, ti dà un senso di che cos'è essere umani e ti mette alla prova, ti insegna cosa vuol dire essere se stessi. Ospite della Lega Navale di Scauri Formia quest'oggi, come sta trovando il nostro sud pontino e come sta trovando l'Italia, visto che sta conoscendo porto dopo porto il nostro paese? Hospitality in general in Italy has been very mixed. Some places have been very, very warm and special and welcoming for me, and other places have told me to go away and haven't been so nice. Here, the hospitality is exceptional, as it's been in many other places. Anche qui come ovunque. In Italia l'ospitalità variava a seconda dei posti, in alcuni posti lo hanno accettato di più, in altri posti lo hanno accettato un po' meno, diciamo, e qui l'ospitalità è stupenda e si trova benissimo. Qual è la prossima impresa che sta pensando? Perché quando un uomo mette in atto un'impresa ha già in testa qualche altra cosa. The next one, trip. The next trip. I don't know. I think that it would be nice to finish and do the rest of the distance between Napoli and Israel. Maybe the western United States. There are a lot of great fjords there. I don't know. There are a lot of beautiful places in the world to kayak. And as soon as I have time and can again escape my job and school, then I hopefully will have a fantastic trip for my next one. Al momento non lo sa, tornerà in Israele dopo essere stato a Napoli e poi quindi anche in America, finiti gli studi, dove ci sono molti posti ancora da visitare in kayak. Per il momento non sa ancora, vuole portare a termine questa, è il primo obiettivo. Un'ultima domanda, fra tanti anni, quando si ritroverà con dei bambini attorno, cosa racconterà di questa impresa, ma delle sue imprese, visto che diventeranno tante?
I talk to people and ask them what they want to do when they grow up, and they don't know or they don't care. When I was a little kid, I wanted to be an astronaut. I wanted to be president of the United States. I wanted to do everything. So I'd encourage children to dream big and follow their dreams, and they'll get to exciting places. Just, you know. Quando ero piccolo volevo fare l'astronauta, il presidente. E l'unica cosa che può trasmettere, che potrà trasmettere a dei bambini, è di seguire i loro sogni e crederci fortemente in quello che vogliono fare e provare a portarli a termine. Noi lo ringraziamo per la disponibilità e gli auguriamo in bocca al lupo per il proseguimento. Okay, we thank you and good luck for everything in the future and for to finish this trip first of all. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Con il segretario della Lega Navale Minturno Scauri, Formian, anche se il comune è Minturno, andiamo un po' a parlare di questo approdo. Ancora una volta la Lega Navale si rende protagonista, questa volta anche a livello internazionale, dopo il livello nazionale. Sì, esattamente quello che hai detto è la pura verità e noi siamo contentissimi di come stanno andando le cose della Lega Navale. Stiamo crescendo enormemente nell'interesse non soltanto della Lega ma del territorio, perché avere una Lega Navale che funziona vuol dire che abbiamo un comune che funziona, abbiamo un territorio che ci segue e cercheremo di dare sempre maggiormente la nostra collaborazione per lo sviluppo territoriale. La giornata di oggi ci offre un ottimo spunto per pensare all'estate, perché sembra un anticipo di primavera. So che è ancora presto e prima duro, ma quali sono gli obiettivi per quest'estate della Lega Navale? Beh, per la Lega Navale non c'è estate, l'estate è tutto l'anno, perché ogni momento è buono per fare delle attività e questo lo dimostra l'arrivo del nostro canoista che viene da Barcellona. Fermo restando che, ripeto, lo sviluppo sta nel creare qualcosa di nuovo, cercare sempre motivi per farci crescere, ecco. Cercare sì, aumentare il nostro volume di iscritti, di aderenti, creare qualcosa per i bambini, fargli capire che il mare è una ricchezza e tutti quanti ne siamo protagonisti. Vedremo forse un giorno uno scaurese fare la stessa impresa a Barcellona-Atene. Ma io credo proprio di sì, guarda, io ho 62 anni, lo dico e qui lo nego, come si suol dire, ma fermo restante che sono stato uno dei primi che ha fatto la discesa del Garigliano in canoa insieme a tanti ragazzini e questo mi ha dato la partenza per far crescere questa Lega.